Recorded. Buonasera a tutti, intanto vi ringrazio di essere qua con noi. Tema di oggi, ovviamente lo conoscete tutti, è l'interpretazione delle SQL per andare a ricostruire data lineage. In questo webinar, che spero sia breve o quantomeno divertente, ci sono io, Jacopo Riprandi, ed è con me il collega Gabriele. Partiamo subito. SQL Lineage, quindi interpretare il SQL per ricostruire il data lineage. Prima di partire, un giro di presentazione veloce su chi siamo. Blindata è una piattaforma software che si occupa principalmente di due aspetti a due anime: un mondo della data governance tecnico unito con quello che è tutto il mondo di compliance, in particolar modo compliance sul dato. Facciamo questo andando a rispondere alle domande classiche degli ambiti sia di governance che di compliance, cercando di presentare un approccio che rimane integrato sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista business, sia poi da un punto di vista legale. Le classiche domande a cui andiamo a rispondere sono quali dati vengono gestiti all'interno della nostra azienda, come sono definiti, dove vengono immagazzinati, quindi ci spostiamo più magari su un layer tecnico, così come a domande sul perché e su soprattutto chi utilizza il dato. E qui, come potete immaginare, andiamo più a strizzare l'occhio a tematiche di compliance, in particolare modo di accesso al dato personale. Facciamo questo attraverso appunto una piattaforma che si compone di una serie di feature che possiamo descrivere in maniera sintetica da quelle che sono rappresentate dalla ruota, quindi da un mondo legato più alla governance, se vogliamo, anche tradizionale, legato al mondo del business glossary, al mondo del data catalog, ad arrivare poi a tematiche di compliance, tematiche di gestione specifica sul mondo dei dati personali, supportate ovviamente da tutte quelle feature che vanno a ricadere nel mondo, ad esempio, della data quality, della data lineage o della data classification, tutte quante in un'unica piattaforma, secondo un approccio appunto integrato. Oggi non parleremo di compliance fino a un certo punto, poi capiremo perché, ma parleremo di data lineage. Il webinar è così strutturato: ci sarà una prima parte, diciamo, introduttiva, in cui parleremo da un punto di vista teorico su ovviamente cosa serve il lineage e in particolar modo che cosa si può fare attraverso l'interpretazione del SQL per andare a ricostruirlo. La seconda parte invece sarà una parte, diciamo, di esempio su uno scenario, diciamo, costruito da noi, che fa, come dire, vedere quelli che sono gli effetti che si hanno a seguito, diciamo, della ricostruzione del data lineage attraverso l'interpretazione delle SQL. Iniziamo quindi da data lineage. Ovviamente esistono diversi tipi di data lineage, un lineage di business, un lineage verticale, eccetera. Oggi parleremo di quello che è considerato technical data lineage, ovvero anche il lineare orizzontale, ovvero quello che va a tracciare il ciclo di vita del dato. Andando più nel concreto, senza usare giri di parole, di fatto sono i flussi dati che ci permettono di spostare il dato da una tabella all'altra fino ad arrivare a un'eventuale reportistica o un eventuale consumer. Generalmente, perché si fa questa attività? Ovviamente per questioni, diciamo, di governance, di rendere efficace tutte quelle che sono le operazioni di data management, e qui riguardo, diciamo, ai primi due quadrati che vediamo sotto nelle slide, ovvero a tutte le attività di impact analysis, ovvero ho un eventuale baco su una tabella, ho un eventuale errore, ho un'eventuale modifica, quali sono le strutture dati, diciamo, che possono subire un impatto da un'eventuale modifica, un eventuale errore, con l'ottica di appunto andare a effettuare verifiche sui consumatori o quantomeno avvisare e essere sicuri di non creare poi catastrofi a cascata.
Secondo quadrato, ovviamente root cause analysis, cosa vuol dire? Vuol dire che il disastro in questo caso è già successo, devo andare a capire da dove può essere stato generato il problema. In questo caso è chiaro che se da una parte il lineage ripercorso da sinistra verso destra mi permette di andare a vedere quelli che sono i consumatori, quindi gli utilizzatori che vengono impattati da un'eventuale modifica, un eventuale errore, la root cause analysis mi permette a monte, quindi dal consumatore, dalla fine, andare a ripercorrere quello che è il ciclo di vita del dato, andando a ricercare potenzialmente una causa che possa aver generato l'errore che andiamo a trovare a valle. Terzo punto, e non ultimo, anche per motivi di compliance e di data quality. Di fatto un framework di data quality non è robusto senza un approccio pragmatico a data lineage. Noi possiamo anche andare a ricavare, se vogliamo, accorgersi di eventuali errori di quality, monitorare indicatori, monitorare dimensioni della qualità del dato, ma se poi non sappiamo da dove questo dato proviene e come lo si possa andare a correggere, ovviamente tutto il framework diventa un castello di carte. Secondo punto, non meno importante, è compliance. Molto spesso ci troviamo a lavorare con dati finali che sono magari dati aggregati o dati presi da più fonti esterne. Nel momento in cui si voglia intraprendere un'attività di marketing o comunque un qualsiasi tipo di attività che richieda quello che è un'analisi dal punto di vista privacy, è senz'altro necessario capire in primis da dove arrivano questi dati, se arrivano potenzialmente anche da fonti esterne e in tal caso capire quali sono le autorizzazioni, quali sono i consensi e, come dire, i trattamenti che possiamo andare ad operare su quella tipologia di dato. E quindi, come dire, in tutti questi casi il lineage ci può essere d'aiuto. Finita la parte teorica, andiamo su la parte tecnica. Oggi andiamo a parlare nello specifico di interpretazione delle SQL per andare a ricavare il reverse lineage, per fare reverse lineage, quindi per andare a capire e costruire in automatico il più possibile quello che è il ciclo di vita del nostro dato. Abbiamo preso come architettura di riferimento un'architettura classica, se vogliamo, di un mondo cloud. Vogliamo metterci il cappello del data lakehouse o qualsiasi cappello vogliate metterci. Di fatto, negli ultimi tempi, il trend è quello di puntare fortemente all'utilizzo del SQL in tutte le sue parti e quindi andare a sfruttare quelle che sono poi trasformazioni non più di tipo ETL ma di tipo LT, soprattutto anche in ottica di tutte quelle data platform che si costruiscono nel cloud. Tutti, diciamo, che i principali cloud provider abbiamo questo tipo di architettura, ma è un'architettura che comunque, come dire, strizza l'occhio anche ad architetture meno cloud, anche un po' più on-premise, dove di fatto esistono dei layer di storage, o comunque esiste un layer di ingestion su cui si appoggia il dato grezzo, e il dato grezzo viene man mano raffinato su diversi layer attraverso quelli che sono appunto statement di trasformazione, quindi LT, che possono essere fisici o eventualmente anche con viste, come dire, a cascata. Ovviamente sul layer finale, che è il layer enriched o comunque un layer gold, a seconda poi della tipologia di architettura su cui andiamo a fare riferimento, vengono poi ad agganciarsi quelli che sono i consumer, sia che siano reportistica, sia che siano applicazioni, modelli di machine learning. Il SQL Lineage, quindi, in un contesto simile, dov'è che opera? Opera all'interno del nostro data lakehouse, all'interno del nostro data warehouse, andando a estrarre quelle che sono di fatto gli statement di ELT, andandoli a interpretare e a ricostruire tutto quello che è il flusso dato all'interno del singolo sistema. Quindi quello che
quello che avviene a partire dal layer grezzo, diciamo, di appoggio del dato e a seguire tutte le trasformazioni che avvengono nei diversi layer, siano essi mediati da statement di modifica o da eventualmente da viste. Come si fa? Da dove arriva questa informazione? Di fatto gli step per andare a ricostruire un lineage in questa specifica casistica sono questi quattro che vediamo. Di fatto è necessario ovviamente andare a ricostruire quello che è data catalog. Non possiamo permetterci di immaginare di interpretare un lineage senza avere il data catalog presente e aggiornato. Di fatto, per riuscire a costruire lineage a livello di colonna, abbiamo bisogno di sapere ovviamente i nomi delle tabelle, ma anche poi l'ordinamento, come vedremo anche in demo, della colonna all'interno della tabella. Quindi bisogna andare a basso livello andando a estrarre tutto quello che è la parte statica, ovvero il nome delle tabelle, il nome dei campi, la loro posizione, il loro tipo. Primo step di trasformazioni da cui si può andare a ricavare il lineage, ovviamente, è tutto quello che è il layer delle viste. Quindi ci possono essere casistiche dove il dato grezzo non viene toccato, non viene più materializzato e si ha una catena di viste che porta fino, diciamo, al layer enriched, siano esse viste virtuali, nel senso non materializzate, oppure materializzate poi direttamente dall'engine del data warehouse che stiamo utilizzando. Terzo step, gli statement, quelli che riguardano invece le modifiche. Qui stiamo parlando di statement di aggiornamento, di merge, update, li vedremo un po' più nel dettaglio dopo, che si possono andare a ricavare da quelle che sono ovviamente eventuali store procedure immagazzinati direttamente nel sistema o in alternativa da quelli che sono i transaction log, quindi i query log, le history. Opportunamente filtrate. E infine, per andare a chiudere poi il giro, noi ovviamente abbiamo analizzato quella che è la nostra scatola del nostro data warehouse, del nostro data lake e gli eventuali punti di uscita e di ingresso verso altri sistemi si possono poi andare ad arricchire o eventualmente manualmente o in alternativa andando ad estrarre metadati direttamente dagli strumenti, fossero essi strumenti di reportistica o meno. Quello che conta è che siamo riusciti a che attraverso l'analisi di procedure, query log, viste e metadati del catalogo, abbiamo quantomeno preso tutte quelle trasformazioni che vengono all'interno del data warehouse. Dove si trovano queste informazioni? Questa slide è un po' per andare a demistificare quello che è appunto un parsing del SQL. Le informazioni sono tutte disponibili. Di fatto la maggior parte di DB offre degli schemi standard per andare a disporre metadati e faccio particolare riferimento in questo caso all'information schema che è standard ANSI, il data catalog, ovviamente andiamo a estrarre tabelle colonne, DDL delle viste andiamo a estrarre ovviamente dalla definizione delle views, così come le routine. Qualora data catalog, viste, routine non siano sufficienti a generare quello che è, diciamo, un lineage completo, in questi casi si può andare a ricorrere al query log. Ovviamente il query log è presente sulla maggior parte dei sistemi, dove non è presente va abilitato e consente appunto di andare a estrarre tutte quelle trasformazioni trasformazioni delle T che se no non saremmo in grado di andare a recuperare. Qui ho messo alcuni esempi, in Snowflake esiste una query history, in Redshift ha le sue tabelle dedicate, uguale con query. Una volta presi tutti questi metadati, che chiaramente possono essere da una parte sia automatizzati nella parte di estrazione attraverso il crawl di ben data, un'alternativa gestiti in maniera, come dire, one shot o massiva o nel caso in cui si faccia un POC, attraverso appunto l'importazione tramite file, nonché gestiti manualmente o tramite API. Comunque sia, una volta raccolti questi, Blindata offre un modulo di query parser automatizzato, gli statement vengono analizzati, eventualmente vengono segnalati
eventuali anomalie come metadati non trovati oppure ad esempio dialetti particolari che non vengono riconosciuti e quindi il tool offre la possibilità di andare poi a integrare attraverso l'aggiunta di regole l'eventuale diciamo, costrutto di dialetto magari nuovo, magari non supportato. E una volta fatto questo, lo statement risulta completamente analizzato e si può andare a ricavare quello che è un data lineage completo. Quali sono gli statement interessanti? Ovviamente ne abbiamo già parlato. Innanzitutto sono gli statement di insert update, ovviamente insert update basati su tabelle, quindi è il caso caso in cui noi abbiamo statement tipo insert into table 2 select from un'altra tabella. Questo è ovvio che va a generare un flusso dati da quella che è tabella 1 verso una tabella 2 in maniera analoga per l'update. Viste tabelle, anche qui sulle viste, probabilmente è chiaro perché la vista di fatto è di per sé una dipendenza verso altri dati che generano un flusso, ma può essere anche che, ad esempio, nel caso di aggiornamenti full refresh, noi abbiamo delle procedure di LT che prendano dato grezzo e copiano la tabella in una nuova struttura, spesso facendo il truncate table, il drop, andando, diciamo, a fare questa tipologia di giochi dove di fatto viene fatta una copia di una tabella di origine verso una tabella di destinazione. Caso un po' più complesso, ma che riunisce gli altri, è lo statement, se vogliamo, di merge, dove si va a decidere se aggiornare o inserire all'interno di una tabella alcuni dati secondo delle condizioni. E infine, caso un po' più complicato, ma ugualmente interessante, noi generiamo lineage tendenzialmente anche attraverso statement di select. Se sappiamo che abbiamo un utilizzatore che ad esempio estrae tramite uno script in Python un file parquet, e poi questo file parquet lo va a depositare da qualche parte che è comunque fuori dal nostro controllo, quindi anche integrazioni, se vogliamo, di tipo one shot o anche un po' sporche, se vogliamo, attraverso l'analisi degli statement di select si riesce in maniera facile o comunque è un aiuto per l'utente andare a proporre, guarda, ho riconosciuto lo statement di select, l'ho analizzato, eccetera, dimmi tu dove va a finire questo tracciato. Questo è un caso di esempio, nel caso in cui appunto ci siano delle integrazioni che lavorano spostando file. Caso della select invece un po' più vicino, diciamo, a SQL Parser, quindi senza passare di fuori, è il caso della select all'interno di variabili di una sola procedure. Detto questo, che cosa succede? Com'è che avviene l'operazione di parsing? L'operazione di parsing di fatto è quella che è una ricostruzione dell'albero sintattico delle SQL. In questo esempio abbiamo un esempio di una vista, la vista si chiama View Name Union e come suggerisce il nome si tratta di un'unione di due tabelle. Questa ricostruzione dell'albero sintattico la vediamo visualizzata nell'immagine sotto. Di fatto il SQL Parser va a suddividere quelle che sono ovviamente le tabelle d'ingresso, quindi table name e table name 2, con la tabella di uscita, che è la tabella finale, che è la nostra vista, andando però a ricostruire in mezzo tutto quello che è l'alberatura delle trasformazioni, quindi l'eventuale proiezione, la select per intenderci, e eventuali funzioni o operazioni. In questo caso è un'operazione di union. Risulta chiaro che già da qui noi riusciamo ad andare a capire un lineage che passa sì per l'albero sintattico, ma di fatto se noi vogliamo sapere da dove arrivano le informazioni di column 1 nella vista, andando a ripercorrere la freccetta, vediamo che passiamo sull'elaborazione intermedia che è la union di column 1 e poi da qui abbiamo due flussi di lineage, diciamo, chiamiamoli così, che vanno uno nella colonna 1 di table name e l'altro nella colonna 1 di table name 2. Quindi già da qua riusciamo a capire come si può andare a ricostruire. Caso un po' più complicato, ovviamente caso di merge, anche qui il discorso è analogo. Lo statement è più complicato, però di fatto la logica è sempre la stessa. Ricostruzione dell'albero sintattico, evidenziazione delle trasformazioni.
creazione di quelli che sono appunto le dipendenze tra gli elementi sintattici e poi ricostruzione delle linee già a ritroso andando a seguire quelle che sono le frecce. Questo è ovviamente l'albero sintattico. Per andare poi a ricostruire un lineage che è più utilizzabile rispetto a questo, quello che si va a fare è quello di andare a comprimere tutte quelle che sono le trasformazioni e far diventare le righe che vedevamo nella prima immagine su colonna 1, che poi si divideva e andavano nelle due tabelle, farle diventare a due unici flussi dati da table name column 1 verso la vista e da table name 2 column 1 verso la colonna 1 della vista. Il risultato finale di fatto è quello che noi chiamiamo il data flow chart, ovvero un grafo di dipendenze privo di trasformazioni che eventualmente poi si può andare a espandere e andare a navigare poi nel dettaglio. In questo caso, ad esempio, poi lo vedremo meglio in demo tra brevissimo. Quello che abbiamo è ovviamente una vista vincams, ci chiediamo da dove può arrivare lo shop ID e vediamo che nelle nostre trasformazioni, che qua ovviamente non vediamo perché è una vista diciamo sottostante di dettaglio, vediamo che lo shop ID arriva da una tabella che è presente sempre su DVH, nella tabella inventory item e nella tabella shop. Guarda caso, la tabella shop sarà ovviamente una dimensione caricata da una grafica che invece andiamo a trovare su un gestionale su PostgreSQL. Fatta questa intro, io lascio la parola a Gabriele, farà un breve giro di demo. Gabriele, dimmi se riesci. Sì, ci sono. Buonasera a tutti. So se si vede. Sì. Ok. Buonasera a tutti, benvenuti in questa demo. Oggi parleremo del modulo di SQL Lineage e di come questo possa essere utilizzato nella ricostruzione del data lineage. Lo scenario che farà da sfondo alla demo sarà quello di una catena di negozi che si occupano di noleggio di DVD. Possiamo vedere appunto che le business entity per questo scenario sono quelle classiche un po', che appunto troviamo all'interno della catena di negozi di DVD. Ad esempio abbiamo lo store, abbiamo lo staff, abbiamo i pagamenti, l'inventario, i clienti e via dicendo. A livello del modello fisico abbiamo un'applicazione di sistemi di cassa che genera dei dati. Questi dati vengono raccolti in un database Postgre, il quale va ad alimentare una data warehouse, il quale poi viene letto e analizzato da un sistema di reportistica Power BI. Tornando nella home page, nella sezione di dashboard, possiamo vedere gli issue che mi sono stati assegnati e i controlli di qualità che sto osservando. In particolare, vediamo che questo issue è in to-do e è stato generato in maniera automatica dal modulo di data quality. Questo issue è associato a un controllo di qualità e questo controllo di qualità è su una vista del data warehouse e appunto va a controllare che i dati contenuti all'interno della vista vengano aggiornati ogni 24 ore. Dalla metrica che è visibile qui in basso, però vediamo che l'ultimo aggiornamento è stato 32 ore. Quindi molto probabilmente c'è un problema nel flusso di dati che arriva alla vista. Andiamo nella pagina di dettaglio della vista, nella sezione Data Flow, è possibile visualizzare il grafo della data lineage completo. Che cosa vediamo? Alla nostra sinistra vediamo le tabelle del database gestionale che alimentano le tabelle con i dati grezzi del data warehouse, poi le tabelle con i dati più raffinati e infine alla nostra destra abbiamo la vista. Andando a selezionare ad esempio il campo country, è possibile ripercorrere a ritroso tutto il cammino che appunto i dati hanno fatto fino ad arrivare al campo country. Ad esempio, possiamo fare una cosa analoga per il campo total incomes. Questo proviene dal campo amount di payment e dal campo payment date di payment temp. Notiamo subito che c'è un errore nel mapping, perché appunto da un timestamp si passa a un valore numerico. Quindi, per andare a vedere come è stato generato questo errore, andiamo nella pagina dettaglio del flusso di dati e notiamo che appunto
Questo flusso di dati è stato generato da una trasformazione che non è altro che un insert int. Questa insert int che cosa fa? Uno stato molto semplice che prende i dati da payment temp e li mappa nella tabella payment. Come possiamo vedere, compie solo delle trasformazioni semplici, ad esempio mappa il valore payment date che è in timestamp in mesi e anni. Inoltre non segue le best practice delle SQL in quanto non sono definiti i campi della tabella payment e quindi ogni volta che questa viene modificata oppure l'ordine dei valori all'interno della select viene cambiato, questo statement risulta errato. Che cosa è successo? Il modulo di SQL Lean è già andato ad analizzare lo statement di insert e, come diceva poco prima Jacopo, è andato a generare il grafo delle trasformazioni intermedie. Quindi ritroviamo appunto che dalla tabella iniziale abbiamo le due function che traducono il timestamp in mesi e anni, abbiamo poi la prima proiezione della select che appunto viene mappata erroneamente nella nostra vista, proprio perché appunto i campi della select sono stati invertiti. Come ha detto prima, appunto per ottenere la data lineage viene compresso questo grafo, vengono eliminate tutte le trasformazioni intermedie, quello che si ottiene sono appunto le due tabelle collegate e quindi avremo la data lineage tra le due tabelle. Ritornando al nostro statement, vediamo che questo appartiene ad una routine. Questa routine è stata estratta tramite crawling dal data warehouse e appunto vediamo che contiene diversi statement. Questi statement cosa fanno? Vanno a prendere le tabelle con i dati grezzi, estraggono i dati e li immettono nelle tabelle con i dati raffinati. Il modulo di SQL Lineage cosa ha fatto? Ha analizzato automaticamente la routine, ha individuato e estratto gli statement che sono visibili nella sezione SQL Lineage e a loro volta gli statement sono stati analizzati e quindi è stato estratto il data lineage. Quindi a questo punto che cosa succede? Succede che noi abbiamo individuato l'errore e magari vorremmo sapere le tabelle influenzate da questo errore e appunto le tabelle influenzate da una possibile modifica della routine. Quindi andiamo ad esempio, andiamo nella tabella payment, andiamo nella sezione data flow, andiamo al grafo del data lineage. Vediamo nel centro la trasformazione di prima, ovvero la nostra insert int, e alla destra vediamo tutte le tabelle afflitte da questa trasformazione e quindi già sapremo che andando a modificare quella routine avremo impattate queste tabelle. Con questo io ho concluso e spero di essere stato chiaro e lascio la parola al mio collega Jacopo. Ok, grazie Gabriele. Ricondivido le ultime slide con i saluti. Beh, intanto ringrazio tutti per la partecipazione e la pazienza. Siamo stati abbastanza nei tempi, quindi siamo stati abbastanza bravi. Niente, io vi ringrazio. Facendo la sintesi, vabbè, noi abbiamo adesso fatto un breve esempio di quello che significa andare a fare parsing delle SQL. Con Gabriele abbiamo visto un po' gli effetti finali delle cose che si può fare, che si possono fare attraverso appunto l'utilizzo di questa tipologia di metadati. Ovviamente dipende da, come dire, sempre da un po' se sia la tecnologia utilizzata, sia poi la metodologia che si usa per andare poi a alimentare e a costruire i nostri flussi. Il caso che abbiamo visto, il caso che il SQL Parse, diciamo, riesce a gestire bene, è proprio il caso, è il caso che oramai sta diventando sempre più comune, che è, come dire, il caso in cui tutti gli statement di trasformazione avvengono attraverso procedure di LT. Per far questo, ovviamente, la location dei metadati è nota a voi, e spero di averla resa nota a voi. Anche a voi, quello che si può andare a fare appunto è andare a estrarre questa informazione in termini sia di routine, come ha fatto vedere Gabriele nella demo, o sia di
singoli statement nel caso in cui non si vadano ad usare le routine, ma si usi ad esempio un tool esterno, oppure gli statement siano presenti a livello di documentazione su un altro tool, caricarli dentro blindata e andando a ricostruire non quello che è un lineage globale, ma andando a ricostruire pezzi di mattoncino per mattoncino, e quindi avere un approccio bottom-up che vada a creare le frecce dalla singola insert alla singola view alla singolo statement di merge, poi si riesca ad andare a ricostruire tutta la catena. Io con questo vi ringrazio, rinnovo l'invito ovviamente a seguirci sulla nostra pagina LinkedIn. Eventualmente poi anche a contattarci per se avete bisogno di curiosità, se volete capire se questa tipologia di approccio possa funzionare anche nelle vostre realtà. Noi siamo sempre disponibili. Il nostro indirizzo email è info@blindata.io o tramite mail o tramite LinkedIn, siamo sempre qua. Grazie a tutti e buona serata. Buona serata. Ciao, grazie.